Buongiorno a tutti i lettori di Messina7.it, ci troviamo in compagnia di Robby Giusti, la Iena Blu. Grazie Robby per aver accettato questa nostra intervista, questo nostro invito. No, grazie te lo dico io per l'intervista, grazie soprattutto a te e anche a tutti i lettori di Messina7.it. Bene, cominciamo subito a parlare di argomenti particolari che hanno scosso l'opinione pubblica. Iniziamo parlando dell'accoglienza che il popolo italiano ha riservato a Draghi, prima a Napoli, poi a Torino, che ha impedito anche al senatore Paragone, ma un'altra senatrice, un altro membro del Parlamento, di accedere per vedere cosa stesse realmente accadendo. Cominciamo da questo. Cominciamo da questo, è a rischio seriamente la democrazia, perché dal momento che due parlamentari non hanno la facoltà di andare, di circolare liberamente, è una cosa veramente vergognosa, è molto preoccupante. E per questo è stata fatta una diretta, è ripresa anche da me la diretta di Gianluigi Paragone, dove di fatto ha denunciato tutto questo schifo, perché posso dire è un vero e proprio schifo. E una polizia incaricata dall'alto che impone a un senatore di star fermo in una posizione, non attraversare un cordone, quando lui voleva semplicemente vedere cosa stesse realmente accadendo, a parte che fa capire che la voglia della polizia era di nascondere la protesta nei confronti di Draghi. Forse proprio per questo è stato fermato Gianluigi Paragone. Però la cosa è veramente vergognosa e preoccupante, preoccupante perché a rischio di fatto c'è proprio la democrazia italiana. Sicuramente è una questione che ci preoccupa tutti inesorabilmente, ma passiamo anche a un argomento analogo. Parliamo della proposta, l'iniziativa fatta sui social di ammanettarsi, insomma, nel caso in cui si decidesse di non togliere le mascherine a scuola. La proposta fatta da te sui social, parliamo un po' di questa proposta, come nasce? Beh, ovviamente Sara, la mia è una provocazione e di certo protesterei perché non è possibile vedere ristoranti pieni di gente, con al tavolo gente senza mascherina a contatto spalla contro spalla, vedere i ragazzi in discoteca che ballano, premetto, io vengo dal mondo della notte, sono un DJ, continuo a suonare ancora, tuttora, e vedere i giovani assembrati e pensare ai miei figli a scuola con la mascherina è una cosa che mi dà molto molto fastidio. Per me è veramente una cosa atroce per i nostri bimbi e questi vogliono portare avanti questa atrocità. Tra parentesi, un'atrocità che alcuni virologi, la sanità stessa, ha contestato dicendo che alla fine le mascherine purtroppo non hanno avuto, diciamo, il risultato sperato. Però la cosa che realmente ci preoccupa è il fatto che queste misure continuano ad essere utilizzate nonostante non abbiano sortito alcun effetto. Ad esempio, l'ex membro del CTS ha dichiarato pubblicamente che i lockdown non avevano avuto i risvolti sperati. Di conseguenza, quello che noi ci chiediamo è per quale motivo vengono fatte queste misure? Per quale ragione? Guarda, queste misure, ti dirò che giorno dopo giorno ho sempre più dubbi sulle motivazioni di queste misure, provvedimenti che molte volte non hanno, anzi quasi sempre, non hanno più un carattere medico-scientifico, ma è più che altro una forma di sottomissione, di repressione del popolo. È quasi un test, veramente inizio a pensare che sia un test dove chi comanda voglia mettere sotto forma di esperimento a prova in questo caso il popolo italiano, perché sinceramente il lockdown è fallito, le mascherine sono fallite, e il Green Pass inutile e dannoso, ha dimostrato di essere inutile e dannoso, penso che sono quasi 2 anni che lo dico. Oggi Giorgia Meloni ha iniziato a dirlo anche lei, grazie per avermi copiato, cara Giorgia, però è 2 anni che lo dico, quindi a mio parere la motivazione è un po' misteriosa. Ed è anche per queste misure che nasce anche il No Draghi Day, no? Vogliamo un po' parlare del No Draghi Day, del secondo appuntamento che si terrà a Bologna. Saremo a Bologna domani sabato 9 aprile, e speriamo che ci sia tantissima gente. I relatori saranno incredibili perché da tutta Italia le voci più importanti che hanno caratterizzato la protesta, o meglio la difesa dei nostri valori, della nostra libertà, della nostra Costituzione, in questo anno e mezzo, 2 anni di governo pittoresco. Chiamiamolo pittoresco per evitare di offenderli, perché io sono per la non offesa, anche perché sinceramente con i provvedimenti che hanno preso si sono offesi più volte da soli.
Certamente ci auguriamo che al No Draghi Day partecipino più persone possibili. Guarda, noi l'invito l'abbiamo fatto a tutte le forze politiche, perché per noi, anche se è un evento Italexit al 100% con Gianluigi Paragone, però noi l'invito l'abbiamo fatto a tutte le forze politiche. Diciamo che chi si riconosce nell'opposizione deve venire in piazza. Chi invece, al contrario, appoggia il governo Draghi, che non venga, non è ben accetto. Adesso noi ci salutiamo e grazie per aver accettato il nostro invito e alla prossima. Un saluto a tutti i lettori di Messina7.it. Grazie a te Sara e alla prossima. Ciao a tutti.